Usciamo con spasso. In una lontana collina, ricca di alberi di ciliegie, vivevano due famiglie di graziosi paperi. I piccoli amavano giocare insieme e si divertivano sempre quando si trattava di organizzare nelle occasioni speciali delle feste in giardino. Il giorno del compleanno della paperella Carolina, infatti, erano tutti allegri e indaffarati nel preparare tutto l'occorrente per la festa di quel pomeriggio. Festoni, giochi, regalini, zucchini e ovviamente una torta gustosa che preparò il papero pasticcere. Purtroppo, però, proprio durante il lungo tragitto percorso per portare la torta dal laboratorio del papero pasticcere alla casa di Carolina, il paperotto Tim inciampò su una pietruzza e la torta gli volò in un grosso burrone per spiaccicarsi completamente a terra. Il paperotto Timmy corse allora allarmato dai suoi amici. La torta è distrutta e tra poco più di un'ora inizierà la festa. Adesso come faremo? La strada per raggiungere il papero pasticcere era davvero tanta, per questo non avevamo il tempo per commissionargli una nuova torta. Raccogliamo delle ciliegie dai nostri alberi per preparare un buon frullato al posto della torta, propose la paperella Rudy. Sì, rispose subito il paperotto, possiamo fare un frullato, ma Carolina ci tiene tanto a spegnere le candeline su una buona torta di compleanno. I paperotti erano davvero tanto preoccupati, come potevano fare a preparare una deliziosa torta con la frutta che avevano a disposizione? La risposta arrivò subito dalla nonna papera. Cari ragazzi, possiamo preparare una torta fruttosa con le ciliegie, vi aiuterò io. Allora felici i paperotti portarono la frutta alla nonna papera e si misero all'opera in un battibaleno.